Buongiorno a tutti, era dicembre, abbiamo dato inizio alla vertenza a Torino con una fiaccolata, abbiamo percorso le vie del centro per accendere i riflettori sulla crisi, per mettere in luce le difficoltà dei lavoratori e delle lavoratrici che perdevano il posto di lavoro, che rischiavano di scivolare lentamente verso la povertà perché sono aumentate le disuguaglianze nel nostro paese e nel nostro territorio. A dicembre dicevamo che il fattore tempo era decisivo per arginare quello che era il declino che stava vivendo questo territorio. E ancora oggi siamo di fronte a uno scenario ancora più drammatico, più grave, e questo l'ha generato la pandemia, ha dato un colpo feroce alla nostra industria e non solo, a tutto il settore produttivo del nostro territorio. E non possiamo limitarci a constatare la recessione che stiamo vivendo, e quindi anche gli ultimi dati commissionati recentemente pubblicati ci dicono che Torino ha un forte arretramento rispetto alle altre città da un punto di vista di ricchezza, da un punto di vista di quello che è il fattore della produzione. E allora abbiamo visto in questi mesi, durante la pandemia, prima e dopo, come richiamavano i miei colleghi, troppe passerelle istituzionali nelle fabbriche e nelle piazze che non hanno portato a nulla. Gli impegni presi vanno rispettati, i lavoratori meritano rispetto. Non basta fare le promesse, bisogna dire la verità e trovare la soluzione ai problemi, come i lavoratori dell'Embraco e le loro famiglie non meritavano di vivere l'incubo di una reindustrializzazione mai avvenuta, e su questo deve essere fatta luce e i lavoratori devono avere delle risposte, come il ritiro dei licenziamenti per i lavoratori della Mahle. Non è stata la soluzione definitiva, anche lì bisogna trovare soluzioni serie e concrete per mantenere i livelli occupazionali, come per i lavoratori della LIAR. Bisogna individuare produzioni e forniture che mantengono i livelli occupazionali e diano una prospettiva. L'elenco è ancora lungo, purtroppo, e ci sono tante e piccolissime imprese che rischiano di perdere i posti di lavoro. Quindi, come diceva qualcuno prima, che ne sarà di loro quando non ci sarà più il divieto di licenziamento collettivo e individuale? Quando non ci sarà più la cassa integrazione Covid-19? E cosa succederà quando saranno finiti gli ammortizzatori tradizionali che sono già in fase di esaurimento? Però quindi c'è un'incertezza del futuro che bisogna gestire, bisogna riqualificare, creare lavoro buono e lavoro di qualità. Il nostro territorio ha una forte vocazione manufatturiera, specialmente legata all'automotive, settore chiave, strategico dell'industria, che va sostenuta. Bisogna gestire il progresso economico del nostro paese, quindi il governo deve nell'immediato adottare misure che fin da subito sblocchino lo stato del mercato dell'auto, rilanciando l'intero settore, incentivi, spese specie in chiave green, perché permettono di far ripartire questo settore, perché abbiamo bisogno di lavoro e di qualificazione e di competitività all'interno del paese. Ma non basta, serve un piano di sviluppo per tutto il settore produttivo all'interno del nostro paese, che dia una prospettiva di lungo termine. A Torino abbiamo il Politecnico, l'Università, un ottimo sistema scolastico, una formazione professionale qualificata, ma rischiamo che i nostri ragazzi li perdiamo, non diamo loro una prospettiva, e anche su questo interroghiamo le istituzioni, su quelle che sono le risposte e come creare lavoro di qualità. È finito, e chiudo, il tempo dei tavoli istituzionali in cui si raccolgono le idee ma non si procede a una proposta, a un'idea, a concretezza per quello che è il momento di decidere e di assumere le responsabilità. Né come non ci interessa il rimpallo di responsabilità tra governo e regione, a noi ci interessano i progetti, ci interessano le soluzioni, ci interessa dare una prospettiva a questo territorio. Quindi, per queste ragioni, è giusto e doveroso oggi riaccendere in questa piazza, insieme a voi, i riflettori sulla crisi economica di questo territorio, della nostra città. Nessuno si salva da solo, questo è lo slogan
della manifestazione. Siamo legati tutti allo stesso filo, comune destino, insieme, come sempre. L'autunno si preannuncia difficile, pieno di insidie e pieno di incertezze. Quindi a settembre sarà inevitabile che saremo ancora qui a manifestare per rivendicare una prospettiva e una questione legata al nostro futuro. Grazie a tutti. Ok, ringraziamo CGIL e CISL UIL.